Ciao a tutti, buongiorno. Allora, nuovo esperimento, o meglio, una ragazza, Gulma, se non erro, mi ha mandato il link di un video, penso sia una ragazza cinese, perché vedo che c'è scritto in cinese e giapponese, che ha fatto la tecnica cloud, ma in una maniera un po' diversa, con un risultato con effetto più, diciamo, lineare e geometrico. E vi lascio comunque il link del video in questione, perché chiaramente non è una cosa che mi sono inventata io, ve lo lascio qui sopra, però ve lo lascio anche nell'info box, perché ho visto che a volte, anche se li metto, non appaiono, non so quale sia la ragione, quindi ho provato, però sono molto titubante per il discorso tempistica, perché lei, a quanto ho capito dal video, utilizzava una resina classica. Io ho quella veloce, quindi non sono riuscita un attimo a capire quali erano i tempi corretti. Spero sia venuto qualcosa sotto. La cosa che però ho sbagliato, ho usato forse troppi colori, secondo me. Devo lasciare un po' anche dei pezzi più trasparenti, però insomma, dai, è la prima prova e ci sta, quindi va bene. Sono molto belli quelli che gli sono venuti a me, tra l'altro. Comunque, iniziamo. Partiamo dagli scarti. Vabbè, qui ho fatto delle cose così. Vabbè, questo è anche da buttare, perfetto. L'ignoranza di questo stampo sono queste micro bollicine sotto, nonostante ci ho passato con lo stuzzicadenti. Vabbè, questo è da buttare. Vediamo se si è salvato questo qua al massimo. Se fosse ci posso fare un pendente per una collana. No, anche questo. C'è due buchini lì. Boh, vedo se questo lo posso salvare con il pebeo. Vediamo un po'. Questo qua. Non lo so, dai, provo anche questa a salvarlo. Poi vabbè, mi era rimasto un po' di bianco. Ho fatto questi due proprio così. Non sapevo dove buttarlo. E visto che non voglio sprecare nulla con questo, proverò magari. Scusate, domani c'ho il tampone dopo 10 giorni. E vediamo un po'. Poi invece questi qui ho fatto la tecnica cloud. Qui ho usato una goccia di nero e poi tutto baia blu, però tecnica cloud semplice. Mentre sopra ci ho usato l'oro, come cavolo si chiama, non mi ricordo se Cooper o Brass, mi sa Cooper. Ora vediamo. Spero che non sia tutto macchiato di bianco davanti. Guardate che gocciolona lì. Boh, così. Mi dispiace per sta gocciolona, perché questo tante quanto, tanto c'è il nero di mezzo e va bene. Però questo qua c'è quella gocciolona lì. Che palle. E vediamo invece questi due. Ma brutto. Niente. È inutilizzabile sto cacchio di colore, c'è poco da fare. L'ho mescolato tutto. Volevo fare una cosa così. Boh, adesso vedo. Al massimo ci coloro sopra sempre con i colori bebeo. Ok, perfetto. Ma iniziamo con queste qui. Allora, avevo iniziato a fare come prima prova questo. Poi ho fatto questi due, quindi ho fatto un piccolo cambio di colori. E di questi ho molto paura, quindi iniziamo da questi qua. Dai, vai. Vediamo il casino che ho combinato. Non sono per niente convinta. Perché ho usato troppi colori, quindi secondo me si è andato tutto a mescolare. Quando dopo alla fine ho messo la base nera, secondo me non era ancora denso bene e ho paura che il nero sia andato sotto. Qui una macchia di bianco, però non è questo l'effetto che devo uscire, eh? No, questo non mi piace, non mi piace, benissimo, andiamo avanti.
Questo è uscito così. Un po' meglio, qui ci ho messo un po' di glitterini, però non è questo, lei proprio gli era venuto preciso le forme, i rigori senza farli troppo. Vabbè, andate a vedere il suo video. Poi abbiamo questo qua. Ecco, già questo un po' meglio. Qui mi sa che ci avevo fatto solo proprio una linea su. Secondo me però devo usare meno colori, meno colori, quindi lasciare più trasparenza. E questo è l'altro, qui mi si è amalgamato. Qui ho usato il bianco, il Sun Bright Blue, il Teal e Blue Baia Blue. E poi qui c'è questo rosso, in realtà era un viola, proprio, vabbè, misteri della vita. Poi andiamo con le gocciole. Questa è uscita così, vabbè, una cosa un po' diversa dal solito. Non capisco questo colore qui. Boh, cioè, un viola totalmente cambiato. Questo così. Vedete, qui c'è questo movimento un po' più lineare, però secondo me devo rifarlo con meno colori. E non devo usare il viola perché mi diventa questo rosso quasi pescato, pesca spento. E quest'altro così. Cioè non è brutto, però non è quello l'effetto. Vediamo questi qui se sono magari venuti meglio essendo più grossi. Molto bene. Allora, qui avevo fatto proprio. Allora, praticamente tu devi fare con i colori che hai scelto delle righe. Io ho fatto delle linee così, che non è neanche facilissimo, chiaramente. Quindi vengono un po' mezze storte, ma anche a lei non è che gli veniva la linea precisissima dritta. Poi devi fare con lo stuzzicadenti magari delle linee, una in giù, un in su e un in giù. Solo che lei era venuto proprio bene. Vabbè, vediamo quest'altro. Dai, questo più o meno mi spiace qui per questo viola, ma che colore è? Boh, vabbè. Un po' qui si vede, però forse devo aspettare un po' di più e mettere meno colore. Non so, datemi anche voi qualche consiglio, però dai, questo qui va bene, ci sta, ci può stare più o meno. E quindi questa l'abbiamo fatta. Poi, non contenta, l'ho voluto rifare. Ho cambiato qualche colore. Non ricordo se ho messo il viola, ma mi sa proprio di sì. Vabbè, ho sempre messo il viola, il baia blu, ci ho messo un rosso, il teal e il bianco, mi pare. E l'ho provato a fare anche su di questi, ma è stata un'impresa difficilissima. Cercare di fare una combo di orecchini, vediamo che macello avrò combinato. Le tiro giù a coppie. Ecco, e ci ho messo sì il loro. Perché lei gli veniva tutto bello, precisino, bellino, ma è un macello. Vediamo questo qua. È uscito così. Boh, vabbè. Ok, vediamo questi qua. Iniziamo dalla gocciolina piccolina. Ma in questi più piccoli si fa un po' più fatica a vedere. Vediamo quadrati. Non si vede un cacchio. Ecco, qui ad esempio il viola è diventato un po' più, come
color ciclamino. Allora, già il ciclamino ci può stare, ma quel rosso là no. Qua. Vediamo se sono accoppiabili. Beh, secondo me sì, questi. Cosa dite? Poi vediamo gli ovali, questi qui li ho fatti diversi. Ho cambiato solo un colore. Dai, caruccio. Sì, dai. Non è preciso, però almeno un po' di senso c'è. Poi quest'altro. No, questo cosa è successo? Questo non si vede più niente. Beh, bene, molto bene. Poi gli ultimi due, gli ovali. Paurissima. Ah. Dai, a parte la parte qui in mezzo che fa schifo, però vedete qui lateralmente un po' il senso, tra virgolette, geometrico, perché non è geometrico, però ci può stare. Io qui avevo fatto una linea in giù, poi una linea in su, però qui evidentemente mi si sono mescolati i colori, e poi un'altra linea in giù. Se fosse stata anche questa abbastanza lineare come queste qui, sarebbe venuto secondo me spettacolare. Non che sia brutto, però. Comunque, dai, va bene questo. E vediamo l'altro. Dai. Questo, dai, c'ha il suo perché. Mi piace un sacco. Questo dai ci sta. Sì. Ok. Concludo qui questo video. Qual è la vostra preferita? Fatemelo sapere. La mia. Direi. Ma anche questi. Ce la faccio a prenderlo. Anche questo non è male. Diciamo queste qui. Sono quelle che un po'. È uscito tra virgolette l'effetto. Adesso questa è stata proprio la prima volta, quindi ci devo un attimo ragionare, capire i tempi della mia resina, eccetera eccetera, provare con meno colore. Quindi se vi interessa un video tra virgolette tutorial dove le andiamo a riprovare insieme, fatemelo sapere, lasciate un commento. E poi avevo pensato anche una cosa, di fare una live magari la sera che si è, diciamo, maggiormente a casa, dove andiamo a creare insieme. Però io ho il terrore, tra virgolette, il terrore che la faccio e parlo con me stessa. Fatemi sapere se è una cosa che vi può interessare. Insomma, ci mettiamo lì magari un po' e creiamo insieme, interagiamo, così magari mi date anche suggerimenti in diretta. E niente, questo è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo presto. Ciao ciao.